Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione dedicata all'agricoltura. Beh, oggi abbiamo visto questa copertina realizzata sempre dal nostro Enzo Leonetti dedicata al Canada. La volta scorsa invece l'olio calabrese è stato a New York. Quindi un viaggio del gusto, della qualità, della tipicità dei prodotti di Calabria grazie al presidente Massimino Magliocchi che insomma ha voluto far assaggiare, provare, verificare, ecco, toccare con mano le qualità dell'olio calabrese. Grazie anche al dottore Nino Iannotta, insomma adesso approfondiremo ancora di più quali sono queste qualità. Allora, presidente, da New York al Canada un parterre diverso, protagonista però sempre l'olio calabrese. Certo, l'olio calabrese è inserito nella dieta mediterranea, quindi l'olio prodotto principe di questa dieta mediterranea, apprezzatissima da parte specialmente dei consumatori esteri. E a New York abbiamo avuto pure una bella manifestazione con un successo isperato, anche perché l'uditorio era molto molto attento, molto esperto, c'erano docenti della Columbus University alla riunione, quindi fatto di ricercatori anche, presenze dei giornalisti, giornalisti della stampa specializzata e qualche consumatore e importatore. A Toronto abbiamo avuto un uditorio molto diverso, un uditorio che era principalmente indirizzato sul commerciale, perché erano gli importatori, i distributori, gli utilizzatori, i consumatori, per cui abbiamo avuto diversità di pubblico, che, diversità che ci ha reso veramente diciamo felice di avere fatto questa iniziativa, perché abbiamo avuto questa possibilità di riuscire a far ancora di più affermare quello che è il Made in Italy. Il Made in Italy che per ottenerlo dietro c'è tanto lavoro, specialmente nel nostro settore, specialmente nel food, nell'agricoltura.
Ed è questo il messaggio che noi abbiamo e vogliamo far emergere agli stranieri, specialmente in questi paesi non consumatori, anche se abbiamo visto che c'è una forte presenza italiana e che conoscono il prodotto, però ecco, la cultura italiana porta poi a far conoscere anche in quei paesi quelli che sono le tipicità dei nostri prodotti. E da qui deve emergere il Made in Italy, ma quel Made in Italy di qualità, perché il Made in Italy è qualità. E noi dobbiamo salvaguardarlo, perché la nostra ricchezza è proprio in questo logo, Made in Italy, che la dice tutta. E se già noi come produttori non badiamo a produrre con serietà, con dedizione, per portare un prodotto sulla tavola che sia sempre genuino e che si deve contraddistinguere con quelli che sono oggi i prodotti falsi Made in Italy, perché noi purtroppo combattiamo e dobbiamo combattere queste battaglie che il Made in Italy si sta ormai proprio utilizzando in modo improprio. Cioè tutti usano e si fregiano di un Made in Italy, ma che poi di Made in Italy c'è solo la scritta. E queste nostre iniziative sono proprio mirate a portare il prodotto, a farlo assaggiare, a degustarlo, approfondire con gli esperti che ci portiamo, con i nutrizionisti, della bontà di quello che loro assaggiano e fargli capire anche le differenze tra questo prodotto di qualità e tutti gli altri prodotti che si trovano in commercio a prezzi veramente irrisori confronto a quello che è un nostro prodotto. Cioè, fargli capire questa differenza di prezzo, anche perché c'è, io lì extravergine lo trovo a 3 dollari e dall'altra parte trovo un extravergine proveniente di Cosenza e lo pago 15 dollari. Ma qual è la differenza? Extravergine è questo, extravergine è quello. Benissimo. L'etichetta. Ma poi il contenuto? E noi, la nostra missione è proprio quella di far emergere la qualità, cioè portarlo quasi casa per casa, consumatore per consumatore, perché c'è bisogno ancora, specialmente in questi paesi, di tanta educazione a far capire la qualità, a far conoscere il prodotto. Perché sono paesi innanzitutto non produttori, paesi che arriva di tutto, da tutto il mondo, ma un prodotto della Calabria che è unico, può arrivare solo dalla Calabria, può arrivare solo in determinate quantità, perché oltre non l'abbiamo. Certo. E tutto questo è un po' quello che noi stiamo cercando almeno di far conoscere e fargli capire qual è questa differenza. Tra poco sentiremo anche i commenti, no, raccolti proprio lì a Toronto, persone insomma, che hanno assaggiato l'olio calabrese, che l'hanno gustato, che l'hanno apprezzato. Dottore Iannotto, però volevo chiederle, come diceva giustamente il Presidente, ormai il mercato è invaso da questi falsi Made in Italy, prodotti a basso costo, però il consumatore, ecco, come si può tutelare, ecco, come può riconoscere questi falsi prodotti? Parliamo in questo caso dell'olio, che è uno purtroppo, ahimè, dei prodotti che vengono maggiormente sofisticati, poi è così? Sì, diciamo, io devo rilevare che esiste una carenza normativa riguardante proprio l'aspetto delle etichette, dove con l'addizione olio extravergine di oliva si può intendere un olio che abbia le caratteristiche merceologiche previste in questa normativa, un buon gusto genericamente indicato e l'assenza di difetti. Sono parametri troppo piccoli, troppo pochi per indicare effettivamente la qualità di un olio.
E per questo ci stiamo battendo anche con il Presidente Magliocchi, perché si definisca una nuova categoria di olio, che dovrebbe essere olio di alta qualità. Quindi extravergine sì, ottenuto da estrazione meccanica, con quelle caratteristiche merceologiche, eccetera, però che abbia anche altre caratteristiche, che metta in luce i pregi dell'olio. Mi riferisco per esempio ai polifenoli, ai tocoferoli che sono le vitamine, mi riferisco agli acidi grassi. Gli acidi grassi, per esempio l'acido oleico, che è il più conosciuto per essere monoinsaturo e per essere il responsabile della prevenzione delle malattie cardiovascolari. E poi da lì è nato tutto il discorso della dieta mediterranea. Ma ci sono anche altri acidi grassi polinsaturi di grande importanza, come l'acido linoleico o l'alfa linolenico, che praticamente noi conosciamo meglio come omega 3 e omega 6. Questi acidi sono estremamente importanti per la salute dell'uomo, tant'è vero che noi siamo arrivati al punto che queste sostanze le andiamo a comprare in parafarmacia. Andiamo invece a comprare in un prodotto naturale. Esattamente, l'omega 3, l'omega 6, invece noi ce l'abbiamo in un prodotto naturale, non solo ce l'abbiamo in un prodotto naturale, ma ce l'abbiamo anche nella giusta proporzione, perché il rapporto di presenza di questi acidi è fondamentale, molto importante, perché l'uno dipende dall'altro e l'olio d'oliva da questo punto di vista è eccellente e gli oli d'oliva calabresi lo sono ancora di più. Oltre a queste caratteristiche poi c'è tutto l'aspetto del gusto, che è molto importante, perché diciamo, saper riconoscere un olio di particolare gusto e essere anche culturalmente abilitati a riconoscere questo tipo di olio può favorire diciamo, anche lo sviluppo sui mercati. Il consumatore come si può difendere? In primo luogo, andando a leggere bene l'etichetta, perché se nel retrobottiglia, laddove praticamente nella facciata principale c'è scritto olio extravergine di oliva, eccetera, poi magari ci saranno delle indicazioni geografiche da dove proviene, sul posteriore c'è il retrobottiglia e lì ci sono indicate alcune caratteristiche da cui effettivamente si può evincere qualcosa. Per esempio, a proposito di Made in Italy, che il Presidente Magliocchi citava, molti dei grandi marchi italiani, quelli storici, tradizionali, senza fare il nome li conosciamo, ormai sono italiani solo di nome, perché sono in mano agli spagnoli. Gli spagnoli mettono nelle bottiglie italiane oli spagnoli, quindi oli provenienti dalla cultivar Picual, che è una cultivar tremenda, terribile, un olio estremamente, però riescono a tenerlo sui bancali dei supermercati a 2,99 euro, a 3 euro, quindi a convincere il consumatore a scegliere queste bottiglie apparentemente italiane, ma di italiano non hanno nulla. Anche nell'etichetta c'è scritto spesso olive comunitarie. Brava, brava. E quello è anche un altro trucco per dire olive comunitarie, se infatti la Spagna è comunitaria, però non è l'Italia. È una cosa ben diversa. C'è un olio calabrese, le olive sono fatte. È chiaro, sono olive calabrese. E comunque un altro criterio dovrebbe essere anche quello del prezzo. Non ci si scandalizzi per questo che sto dicendo. Però se una bottiglia d'olio viene proposta a 2,99 euro sui supermercati italiani e contrabbandato come prodotto italiano, non è possibile, la questione non va, perché i costi di produzione sono già superiori rispetto a questo prezzo di vendita. Quindi com'è possibile che venga poi lavorato, confezionato, imbottigliato, distribuito con un prezzo inferiore rispetto a quello che è il prezzo di produzione? Il produttore non potrebbe starci in questi... E allora quindi anche il prezzo può essere un fattore di discernimento sugli oli di qualità dell'uno rispetto all'altro. Allora, intanto andiamo in Canada, perché vediamo un po' le impressioni che hanno avuto le persone che hanno assaggiato proprio l'olio calabrese. E iniziamo con Mauro Marchettini, che è un importatore, giusto Presidente? Lui toscano di origine, però insomma opera in Canada da diversi anni e insomma
La sua peculiarità è che vuole importare solo prodotti di qualità. Ecco. Apprezza tantissimo l'olio calabrese. E allora lo un toscano che apprezza molto. Insomma, questa è anche una bella, bella cosa, perché la Toscana è tra le regioni insomma, che hanno la produzione, una bella produzione anche di olio extravergine, però un toscano che apprezza l'olio calabrese è motivo anche di orgoglio. Ha capito che il nostro è superiore. Allora ascoltiamolo. Oggi, dopo 15-20 anni che l'olio d'oliva ha preso un po' di mercato qui in Canada, di più in più i canadesi apprezzano le qualità. All'inizio era l'olio d'oliva, oggi è un olio d'oliva un po' più raffinato, qualificato, migliore. E quindi gli oli d'oliva che vengono soprattutto dal sud dell'Italia, che è grande produttrice di olio d'oliva, e la qualità è migliorata negli ultimi 15-20 anni, è migliorata moltissimo e viene sempre di più in più apprezzata e riconosciuta, e quindi il mercato si sta aprendo sempre di più. Anche a causa dell'aumento della popolazione qui in Canada, che arrivano 200-300 mila immigrati ogni anno, e di questi immigrati subito si ambientano al sistema canadese, quindi dimenticano il burro o altri grassi per cucinare e si dedicano di più in più all'olio d'oliva. I ristoratori che fino a pochissimi anni fa usavano gli oli vegetali per cucinare e gli oli d'oliva per condire, oggi usano esclusivamente l'olio d'oliva. Naturalmente quello per cucinare è un pochettino più economico, però usano tutti i ristoratori adesso, usano l'olio d'oliva di qualità italiana, diciamo così, più raffinata. Ecco. Quindi il futuro si prospetta nei migliori modi. Il futuro si prospetta nei migliori modi. Ho visto che assaggiavano proprio quei bicchierini, l'olio di oliva, quindi non soltanto insomma, italiani che magari sono trasferiti in Canada da diversi anni, ma c'erano anche i canadesi, ecco, perché è lì che bisogna anche insistere. Magari gli italiani si ricordano, no? I figli degli emigrati si ricordano i sapori della loro terra, i benefici anche dell'olio di oliva calabrese, perché fa parte anche della nostra cultura, e insomma chi è andato oltreoceano si porta anche dietro questo bagaglio culturale, però anche insistere e far conoscere questi prodotti a chi in Canada c'è nato e che magari, proprio come diceva lei, non hanno questa cultura, no? si utilizzavano altri condimenti, adesso si è riscoperto l'olio d'oliva, come diceva anche Marchettini, insomma da un po' di anni. Sì, specialmente in Canada parliamo già della seconda, terza generazione che confronta chi è andato lì e si porta i sapori della propria terra, chi è nato lì. Li conosce per sentito dire o perché ogni tanto qualcuno della famiglia gli porta qualcosa di prodotto tradizionale. Quindi noi portiamo il nostro olio, il nostro prodotto, e ci teniamo, come dicevo prima, a farlo assaggiare, a fare, ecco, queste differenze e far comprendere questi sapori, l'intensità del sapore, dei profumi, della resistenza che si mantiene in bocca il prodotto olio. Cioè, se noi assaggiamo un olio qualsiasi, ce lo mettiamo sulle labbra, sentiamo di prima acchito un buon sapore, un profumo così, ma è il primo impatto. Se vai già alla seconda ripassata della lingua sul palato, senti che non c'è più niente. Quindi l'olio non so da dove possa provenire. Ma la nostra missione è proprio questa, far conoscere quello che è il nostro impegno, è quello che noi facciamo come associazione per la qualità. E far vedere anche
come viene prodotto oltre all'assaggio, portiamo a volte dei filmati, ecco, per far vedere come nasce l'olio, come si cresce una pianta d'ulivo, come viene accudita, come viene trasformato poi l'oliva e come viene conservata e imbottigliata. Cioè, far vedere anche tutte queste fasi significa anche far comprendere a loro che dietro c'è un lavoro molto importante, ma molto metodico, molto lungo, e che ha dei costi. Alla fine non è solo il prodotto, ma per ottenere quel prodotto dietro c'è un impegno che dura 12 mesi. E 12 mesi di persone che dedicano giornate intere affinché si preservi questa qualità. E il prezzo viene anche da questo. E noi trasmettiamo loro tutte queste cose, perché sì, il prodotto buono, il prodotto così. Il Made in Italy è tutte queste cose. È cultura di fare prodotto di qualità. È cultura di fare cose per la propria salute, per il proprio benessere. Cioè, la nostra cultura è arcinota per queste cose, la nostra cucina, i nostri territori, è il nostro vivere bene. L'Italia è conosciuta principalmente proprio perché l'Italia è una culla del sole, per noi abbiamo messo pure sulle cose, che è culla del sole, culla delle eccellenze, anche per queste cose, perché se non c'è tutto intorno a quello che ci dà la natura, tutto intorno non si crea quel filo di continuità e di accortezza e di cura, non si ottengono questi risultati. Ogni passaggio della filiera è importante. Diventa importantissimo. La potatura, la conservazione certo. Sono tutte queste una cose. È meravigliosa, ma come mi insegna a me personalmente il dottore Iannotta, se tu conservi male dopo la raccolta le olive, hai un olio difettato. Cioè certo, magari tutto il lavoro che è stato fatto prima, no, per ottenere un frutto tra i migliori, poi questo lavoro viene inficiato per una sciocchezza, no? Che però quella sciocchezza costa tantissimo. Costa tantissimo, e se non si svolgono, ecco, con quella dovuta professionalità, con l'assistenza degli esperti, dei tecnici, dei ricercatori, è tutto un lavoro di equipe, è un team che tutti insieme lavora appunto per ottenere qualità, e dobbiamo fare queste cose. Avere a fianco esperti come il dottore Iannotta o come il professore Di Lorenzo, che abbiamo visto la settimana scorsa, ci aiuta tantissimo. Cioè, io voglio chiedere una cosa al dottore Iannotta, perché sentivamo prima da Marchettini che prima venivano utilizzati per la cucina anche burro, vengono utilizzati ancora oli vegetali perché si crede che magari facciano meno male, no, rispetto ad un olio d'oliva, però l'olio d'oliva anche per friggere è tra i migliori, lo dicono anche i nutrizionisti, non c'è bisogno di scegliere l'olio vegetale, quello più delicato, per avere un prodotto che insomma fa bene anche alla linea, alla salute, così? È così. Intanto io vorrei precisare che l'olio spesso viene definito come un condimento. In effetti non è un condimento, l'olio è un nutrimento, c'è tutto per nutrire, una componente nutrizionale eccezionale. Poi se andiamo a vedere sulla sua utilizzazione anche in cucina, quindi alle alte temperature, è ben risaputo, adesso ci sono moltissimi lavori che sono stati fatti da grossi nutrizionisti italiani e non italiani, che hanno dimostrato come il punto di fumo, che sarebbe il livello di temperatura attraverso cui c'è la trasformazione di questi oli da solidi liquidi a gassosi, quindi il punto di fumo dell'olio d'oliva, si aggira intorno a 220 gradi. Lo stesso punto di fumo riferito agli oli di semi si abbassa a 180 gradi.
ben 40 gradi in meno. Perché è così importante questo punto di fumo? Perché è lì che si sviluppano le sostanze che producono danni all'organismo. Addirittura si parla di sostanze cancerogene. Certo. E allora poter arrivare a 40 gradi in più senza andare a intaccare questo coso del punto di fumo, secondo me è una cosa importantissima, anche perché per una frittura, anche diciamo la più lunga tra le fritture e alle più alte temperature, più o meno le temperature si aggirano poco al di sopra dei 200 gradi. Quindi 200 gradi non arriva mai a 220, che è il tetto dell'olio d'oliva, mentre oltrepassa abbondantemente quello che è il tetto degli oli di semi. Ancor peggio se parliamo di margarine vegetali o se parliamo addirittura di grassi animali, tipo provenienza animale, tipo il burro, oppure altre provenienze animali, tipo lo strutto, eccetera. Quindi diciamo questo fatto qui è molto importante, senza trascurare l'aspetto del gusto anche nella parte cucinata, diciamo certo. Così, perché le cose fatte con l'olio d'oliva hanno anche un altro sapore, al di là del fatto della salutistica, perché l'olio d'oliva, diciamo, c'ha quel profilo sensoriale a crudo che noi riconosciamo, l'amaro, il piccante dovuto, diciamo, a queste sostanze che c'hanno, i polifenoli e altro. Ma c'hanno anche altri sentori, sentori di carciofo, sentori di pomodoro, eccetera, che definiscono la qualità del gusto di un olio, che si trasferisce, si mantiene anche nel momento in cui viene utilizzato in cucina. Per cui, diciamo, anche i cibi cucinati e preparati con l'olio d'oliva poi alla fine contengono queste caratteristiche così importanti ai fini, diciamo, dello sfruttamento del gusto. Noi dobbiamo dare la linea alla regia per pochi istanti, rimanete con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Ed eccoci di nuovo in studio. Continuiamo questa puntata dedicata al Canada, a questa nostra eccellenza calabrese, l'olio d'oliva, che è stata portata oltre oceano ed è stata apprezzata tantissimo davvero dai consumatori, dagli importatori, dai distributori. Io volevo far ascoltare la testimonianza di una manager di una catena, vero presidente, di ristoranti canadesi, che quella sera lì a Toronto era lì, ha assaggiato l'olio d'oliva calabrese e devo dire è rimasta davvero entusiasta. Ha detto, tra l'altro, io quest'olio lo proporrò ai miei clienti perché davvero è un olio che merita, è un olio fantastico, superbo, lo sentirete da lei. Quello che stasera ho appreso mi ha dato la possibilità di capire e conoscere bene le qualità dell'olio di oliva e di quanto sia importante per la salute di tutti noi il consumo quotidiano di olio di oliva. Ho capito anche che è importante prestare attenzione alla sua provenienza perché questo ci dà la sicurezza di un olio di qualità. L'olio di oliva calabrese è un prodotto veramente fantastico che si può utilizzare in più modi e non solo in cucina. Questo è quello più o meno che ci ha detto la signora Marcia, che davvero dovete ascoltare davvero l'integrale dell'intervista, era entusiasta. Cioè, ha scoperto un mondo nuovo, e per lei quella sera dice per me è un gioiello questo, dice veramente è una cosa che non avevo mai assaggiato. Ecco, la bellezza di queste testimonianze che è l'apprezzamento che danno, cioè sincero. Io volevo dire e che riconoscono molti, specialmente gli stranieri. Lo apprezzano più di noi che siamo abituati al sapore, alla conoscenza dell'olio e tutto. Anche chi non ha le papille gustative allenate, no? Voglio dire,
assaggiando l'olio di, un olio di qualità rispetto ad un altro olio che ha bassa qualità, cioè si riesce a percepire, quindi anche chi non ha insomma, fatto degli assaggi professionali, però noi consumatori finali riusciamo poi a renderci conto. È così? Ma credo di sì. Anche perché noi siamo abituati, però le testimonianze ce ne danno atto, perché questa è quella canadese e l'abbiamo vista anche l'altra volta con quelli di New York, che non avevano mai assaggiato ed sono arrivati, ma quest'olio che viene dalla Calabria è una cosa eccezionale, è un prodotto che ecco, ai sapori, cioè noi non, l'olio così non lo conoscevamo, perché come dicevamo, sono abituati a quegli oli che si trovano lì, che la fanno da padrona e cose, e lasciano il tempo che trovano. Noi ci stiamo spendendo tanto come associazione per il discorso qualità, per far conoscere questo prodotto eccezionale per, del nostro territorio. Oltre che essere eccezionale, è anche un prodotto molto importante per l'economia calabrese. È il 20, rappresenta il 25% in più del comparto agricoltura, quindi è una voce importantissima. Io quello che posso affermare è che noi come istituzioni associative ce la stiamo mettendo tutta. Beh, perché per far conoscere, non si va poi da nessuna per far conoscere il prodotto. Mettersi... Però è sempre poco quello che facciamo. Qui le istituzioni dovrebbero intervenire in un modo massiccio, in un modo diverso, per far conoscere il territorio, per dare agio a queste produzioni di essere valorizzate ancora di più di questo piccolissimo contributo che noi portiamo. Perché i nostri prodotti sono apprezzatissimi e che il problema qual è? Che non si riesce ad avere una concentrazione del prodotto, che non si riesce ad avere una continuità di presenza in quei territori dove continuamente, periodicamente si dovrebbe andare a spiegare a questi consumatori, a questi paesi non produttori cos'è l'olio d'oliva. Perché noi stiamo parlando di un prodotto indispensabile alla salute umana, non stiamo parlando di noccioline. Intanto ascoltiamo anche Victor Maone, che è un altro importatore, ascoltiamo anche questa testimonianza. I do appreciate the, Questa sera mi sono reso conto dell'importanza dell'olio di oliva. Ci tengo ad importare prodotti di qualità. Partecipo a questi eventi sempre con grande interesse per riuscire ad avere il meglio delle produzioni italiane da portare in Canada. C'è ancora molto lavoro da fare per far conoscere e apprezzare la qualità e io credo che l'olio di oliva calabrese sia un prodotto eccellente rispetto ad altri oli a basso costo che arrivano da altri paesi. L'olio che ho assaggiato questa sera è superbo. Queste manifestazioni sono molto importanti perché si dà la possibilità anche ai consumatori di capire le differenze tra un prodotto che ha una specifica identificazione e un prodotto a basso costo che non garantisce la qualità. Approfondire i metodi di raccolta, la cura con cui viene svolto il ciclo di produzione per salvaguardare la qualità è importante. Questi incontri sono istruttivi e interessanti e spero che si possano ripetere con maggiore frequenza. Beh, quando si parla di internazionalizzazione, no, significa anche questo, cioè da quanti anni parliamo che, della necessità per le aziende calabresi, per le eccellenze calabresi di esportare, no, all'estero questi prodotti? Ci sono dei mercati davvero molto interessanti, in questo caso stiamo parlando del Canada, ma ci sono anche altri mercati, altri paesi interessati, no, ad avere un prodotto di qualità. Anche la Germania, ad esempio, è un altro di quei territori che davvero potrebbero essere importanti per sviluppare questa internazionalizzazione che spero, vero dottore Iannotta, non rimanga solo sulla carta, perché un produttore certo può far conoscere all'estero il proprio prodotto, ma probabilmente c'è bisogno di altro, perché insomma il produttore da solo non può farcela, ecco, non può
arrivare. Ecco. Certamente, certamente. Io colgo l'occasione per complimentarmi ancora una volta con il Presidente Vagliocchi per queste iniziative che lui intrattiene a livello internazionale con queste comunità per diversi motivi, il primo dei quali è che noi esportiamo oltre che i prodotti anche cultura, perché bisogna fare in modo che queste popolazioni, questi paesi riescano a capire e ad apprezzare questi prodotti in maniera tale da riconoscerne poi il costo di produzione e quindi essere disponibili a sborsare qualche cosa in più per avere un prodotto eccellente. Come diceva Mahone, anche ha detto, hanno apprezzato anche verificare, vedere il ciclo di produzione. Esatto, il ciclo di produzione è anche un altro aspetto che adesso mi piace ricordare, perché questi paesi, diciamo, particolarmente fatto da consumatori particolarmente abbienti, ci interessano molto a noi mondo dell'olivicoltura, perché verso di loro è diretta, diciamo, questa produzione assolutamente elevata dal punto di vista qualitativo e quindi, diciamo, è proposta in tutto il mondo. Lei citava la Germania, ma già la Germania è parecchio interessata, ma tutto il Nord Europa, ovviamente il Nord America. Adesso si schiudono anche i mercati orientali, quelli della Cina, dell'India, dello Giappone, dove praticamente anche lì, un po' trascinati dal discorso salutistico, un po' trascinati dal discorso del gusto, il COI, che è il Consiglio Agricolo Internazionale, indica come questi consumi vadano aumentando. Mi riferivo prima al fatto di esportare anche cultura, perché per esempio a proposito di ristorazione, come parlava poc'anzi quella signora ristoratrice, e gli oli non sono tutti uguali, ci sono anche dal punto di vista del gusto, ci sono delle diversificazioni interessanti, per esempio ci sono gli oli fruttati forti, ci sono gli oli fruttati medi, ci sono gli oli fruttati leggeri, i delicati, che andrebbero associati ai vari cibi con i quali legano di più queste diverse forme. In pratica dovremmo immaginare nel futuro i ristoranti con il carrello degli oli come il carrello dei vini per fare, diciamo, le associazioni più consone, più congrue fra cibi e oli. Questo tipo di discorso è particolarmente legato alla situazione olivicola calabrese, perché noi abbiamo una ventina di genotipi diversi in Calabria e una miriade di ambienti dal punto di vista pedoclimatico diversi tra loro che danno luogo a questa diversità degli oli. Noi in Calabria possiamo produrre degli oli fruttati forti, degli oli fruttati leggeri, degli oli delicati. Non so, per esempio, la Dolce di Rossano, che è un olio, diciamo, delicatissimo, per chi preferisce quel tipo di gusto o per chi deve abbinarlo, diciamo, a determinati piatti, è disponibile in Calabria. Per esempio sulle insalate potrebbe... Per esempio sul pesce lesso, diciamo... Sulle insalate già si può andare su un fruttato medio, un fruttato che è espressione tipica per esempio degli oli prodotti con la carolea o degli oli prodotti con la rogianella, mentre un fruttato medio è fatto con l'otto bratico. E quindi praticamente la Calabria ha questa ricchezza varietale, questa ricchezza genetica che dà la possibilità di produrre questa diversità di oli che noi dobbiamo sì esportare, ma insieme al prodotto anche la cultura, cioè far capire che come abbinare, diciamo, il prodotto olio a un cibo per poterne apprezzare le caratteristiche migliori. Per esempio, a caldo sulle minestre, sulle cose dove praticamente devono sprigionarsi i profumi, con i flavors molto intensi, al contrario invece, come le dicevo prima, su un pesce lesso, ci vuole un olio delicato, ci vuole un olio che non vada a disturbare troppo il sapore del pesce che già è delicato di suo. E tutte queste cognizioni devono essere esportate perché la gran parte dei consumatori mondiali non li conoscono. Allora l'Italia deve fare, diciamo, da traino in questo, deve fare da caposcuola culturale, nel senso che deve... Sì, esportare i prodotti, ma insieme ai prodotti anche la migliore possibilità di utilizzarli. Certo, però c'è bisogno di fare anche una rete, no?
tra i produttori, chiaramente, perché il piccolo produttore non va da nessuna parte, quindi ben vengano i consorsi, ma la rete deve essere fatta, come diceva anche il Presidente, con le istituzioni, perché anche cioè, bisogna dare forza. Ecco. Sì, quella della concentrazione dell'offerta ne abbiamo parlato più volte anche nelle certo. nostre trasmissioni. Cioè un singolo produttore, per quanto grande possa essere, non può andare da nessuna parte. Noi abbiamo a che fare con un mercato globale dove praticamente c'è bisogno di stare insieme, c'è bisogno di forma associativa, di consorziamenti attraverso cui costituire dei nuclei di prodotto dal punto di vista quantitativo e capaci di affrontare determinati mercati e anche capaci di tenere il prezzo, perché se praticamente non c'è concorrenza tra di noi, a un certo punto noi possiamo in qualche modo, e queste sono le regole dell'economia, anche in questo le forme associative eccetera eccetera, noi stiamo parlando tante volte, lo stesso Presidente Magliocchi ne è un testimone, perché attraverso la sua associazione si fa proprio questo, si producono questi oli, quello che vedevamo poc'anzi di cui e si estasiavano i canadesi, è un olio trapetum che è prodotto, diciamo, dal presidente che è un bruttato abbastanza intenso, quello perché è fatto con la Carolea, quindi praticamente. Beh, sono tutte queste cose vanno trasmesse chiaramente esatto. ai consumatori d'oltreoceano, ai consumatori esteri, ma io dico anche al consumatore locale. Perché forse abbiamo importato, no, diciamo così, delle abitudini alimentari anche sbagliate. Cioè noi chiaramente puntiamo ad esportare la cultura, la qualità così, però non dimentichiamoci noi stessi, noi calabresi, che magari abbiamo dei prodotti eccellenti qua sul territorio e magari abbiamo importato delle abitudini alimentari da parte. Il fast food abbiamo importato. Ecco. Abbiamo importato il fast food. Tra le negatività, in primo luogo c'è quello. Che può anche andare bene, però lo slow food con il prodotto del territorio. Direi che è ben diverso. È diverso. A proposito, io volevo continuare con le testimonianze dal Canada. Abbiamo detto prima che magari chi è immigrato si ricorda anche un po' i profumi, i sapori della propria terra. È il caso di Tony Mancuso, che è un distributore. Lui era giovanissimo, era piccolo quando è andato in Canada insieme alla sua famiglia. E ci ha raccontato questa cosa davvero molto bella, perché quella sera, no, assaggiando l'olio calabrese, si è ricordato un po' della sua infanzia, della sua terra, perché c'è quel sapore, quel profumo che gli è rimasto dentro, non l'ha più dimenticata, e quella sera, insomma, sono riaffiorati anche i ricordi della propria terra, della terra dei suoi genitori, dei suoi nonni. Ascoltiamolo. First of all, I want to thank you for inviting me tonight. L'incontro di questa sera mi ha riportato indietro nel tempo. Uno degli ultimi ricordi che mi porto dall'Italia riguarda proprio l'olio di oliva. La cena che ha preceduto la nostra partenza per il Canada è stata proprio a base di pietanze condite con olio di oliva. Quel sapore è rimasto sempre con me e stasera ho rivissuto quei giorni e non posso dimenticare quello che mi hanno trasmesso i miei genitori, i miei nonni, sull'importanza di consumare olio di oliva perché fa bene alla nostra salute. Nella mia attività ho cercato sempre di portare qui in Canada i prodotti genuini italiani, non solo per i nostri connazionali ma anche per i canadesi, per far conoscere anche a loro i prodotti della nostra terra, soprattutto l'olio di oliva. Presidente, un legame che non si è mai spezzato, no? con la terra d'origine, come diceva appunto questo distributore, quindi anche bello questo, no? Riportare in questa terra che ti ha accolto un pezzettino della tua terra. Anche perché loro queste cose le dicono con orgoglio, cioè, perché parlare della propria terra, ecco, e proporre questi prodotti, questi sapori, queste cose, è come una rivalsa per loro. Dice, noi abbiamo anche delle cose che qui non ci sono e sono cose di valore, cose importanti, con sapori unici. E certo, queste cose loro le ricordano veramente con entusiasmo, con un po' di nostalgia. E quello che per noi diventa sempre un po' più difficile, proprio
con i nostri connazionali, quello che si diceva prima, cioè la seconda, terza generazione, dove si fa ancora un po' più fatica a far capire, a dire loro cos'erano queste produzioni. Ma al di là di ciò, ritorniamo a quello che può essere il tema della nostra internazionalizzazione del prodotto, come diceva lei prima, che è quello che più di ogni altro in questi ultimi tempi ci trova impegnati sui mercati internazionali. Noi abbiamo visto adesso Stati Uniti, Canada, ma noi come associazione già nei primi anni 2000, parlo del 2003, 2005, 2006, dove si andava nel nord Europa, siamo stati in Germania, in Finlandia, in Inghilterra, e abbiamo svolto queste iniziative con un'azienda primaria italiana. E questo lo dico perché l'associazione da me rappresentata ha perseguito sempre la qualità, ma anche far conoscere la qualità al di fuori dei nostri confini, ma farla conoscere in modo adeguato, in modo serio e in modo importante. Noi abbiamo avuto come partner la Barilla, sia in Inghilterra che in Finlandia. Abbiamo fatto insieme delle settimane con loro dei prodotti della dieta mediterranea con delle ricette, delle settimane intere, dove in alcuni ristoranti si somministravano delle ricette che si cambiava giorno per giorno, però erano tutte riferite alla dieta mediterranea. Dieta mediterranea dove c'erano i prodotti e quindi di concerto l'olio della nostra regione, l'olio di Cosenza. Perché abbiamo portato, noi come associazione operando principalmente nella nostra provincia, abbiamo portato sempre l'olio in giro, l'olio della nostra provincia, per cui abbiamo insieme ad un marchio, come dicevo, importante, portato un prodotto importante. E quel marchio importante ci ha accolto perché era un prodotto importante, scusatela. Certo. Ecco, era tutto ciò che anche a noi non poteva che farci veramente piacere. Cioè, un olio che si abbinava ad un marchio conosciuto a livello mondiale, quindi con una sua identità precisa, una identità forte, una identità che si doveva abbinare con un prodotto, che si doveva abbinare con un altro prodotto che non doveva squalificare quello che era la pasta Barilla. Certo. Noi bisogna sapere i sapori. Ma loro ci hanno scelto proprio per questo, perché c'era questa esaltazione, certo, del prodotto da parte del nostro olio in un modo diverso di quello che veniva portato da tutti gli altri. È un impegno che approfondiamo, per dire, da tantissimi anni, non ce lo siamo inventati oggi, ed è stato un obiettivo che è iniziato con la nascita della nostra associazione, cioè qualità, preservare la qualità, perché eravamo coscienti di portare sulle mense di tutti i consumatori un prodotto importante. Questo è quello che è stato per noi sempre come punto di riferimento, e di non tradire queste cose, perché come le diciamo, le facciamo e non dobbiamo tradirle. Ecco, noi in tutti questi anni abbiamo una bella soddisfazione, l'abbiamo visto, lo stiamo sentendo, ci sono le testimonianze che parlano per noi alla fine. Questa e lo facciamo proprio per questo. Ma l'impegno di far emergere, come dico sempre, una Calabria diversa. E perciò dico alle istituzioni, dico, stateci vicino.
Vogliamo fare l'internazionalizzazione del prodotto, ma non lo può fare una singola azienda. Non ha la forza, non ha, non dico le capacità, ma non ci sono i presupposti che un'azienda possa andare in giro per il mondo a promozionare i suoi 20-30 quintali di olio. Perché noi abbiamo piccole quantità e dobbiamo dire anche alle piccole aziende, consorziamoci, facciamo massa critica, facciamo quantitativi importanti. Il consorzio che è nato una IGP, è nato uno strumento importantissimo. L'internazionalizzazione si fa esclusivamente in questo modo, si ottiene in questo modo. L'internazionalizzazione non si ottiene presentando la bottiglia Trapetum singolarmente come prodotto e perché è un prodotto d'olio buono, ma il consumatore dell'altro paese che non conosce questo prodotto, non è consumatore, non ha la cultura, eccetera, però oggi ha una cultura di riconoscere quel prodotto per il tramite dei marchi comunitari che gli garantiscono la genuinità. Quindi ecco le IGP, il prodotto biologico, sono i tre marchi che garantiscono il consumatore. E se noi non ci presentiamo con quantitativi adeguati, quantitativi importanti, se io vado in Ghana, se porto i miei 10 quintali li vendo solo a marchettine. In Canada c'è marchettine, abbiamo visto c'è Mahone, c'è Mancuso, c'è la Turtle Jacks, quindi tanti 10 quintali, ma puoi portare 100 piccole aziende a vendere 100. Deve esserci un solo soggetto e qui le istituzioni devono farsi anche portatrici di aggregazione a dare, a fare concentrazione. E allora sì che il nostro prodotto avrà degli sbocchi, degli apprezzamenti ancora maggiori. Noi così, allora il prodotto, noi abbiamo parlato della Toscana, la Toscana non ne ha prodotto. Presidente, noi siamo quasi in chiusura. La Toscana non ha prodotto, quello che produce una singola associazione della nostra provincia fa tutta la produzione che viene fatta in Toscana, è vero dottore? È vero. Quindi, però la Toscana è conosciuta in tutto il mondo, olio toscano. La concentrazione di quel prodotto, perché c'è un consorzio che raggruppa tutte queste piccole produzioni e smiste, è un po' come il parmigiano reggiano, ma non è che è l'uovo di Colombo, scopriamo l'uovo di Colombo. Comunque, il parmigiano reggiano che ha miliardi, un'economia di un'intera regione, perché c'è un consorzio che fa. Dobbiamo prenderci noi coscienza di saper far funzionare anche un consorzio e mettere da parte tutte quelle piccole cose, oppure una rappresentanza, si produce si imbottigli in Calabria, non si imbottigli in Calabria. Noi stiamo avendo richieste come consorzio da parte di imbottigliatori di altre regioni che prima ce le sognavamo, e c'è una richiesta immensa di questo nostro prodotto, grazie anche a questi imbottigliatori, che non avremmo comunque avuto. E questo lo voglio sottolineare, perché fino ad oggi c'era questa autarchia, e si vuole ancora questa autarchia di imbottigliare in Calabria. Ma i grandi imbottigliatori in Calabria me le indicate? Allora, dobbiamo chiudere, Presidente, però torneremo sull'argomento anche nelle prossime puntate. Grazie davvero al Presidente Magliocchi, grazie al Dottore Nino Iannotta e grazie anche al nostro Enzo Leonetti. When I woke up in the Yukon, I knew that I was living in country, that I could grow to love. But I wandered out of Whitehorse, took a train down to Prince George, and finally left, but not without a shove. Sailed day and night around Vancouver Island, BC. That's
sailed the Arctic Ocean on the way to Nova Scotia, and I got a taste of the midnight sun. J'ai entendu les violes chanter, je me suis mis à danser, in French or in English, it was fun. J'ai dit salut, and I rode the old St. Lawrence out to sea. Lord, in Newfoundland was paradise to me. That old full moon looked good from everywhere I stood, from Hudson Bay all the way to the Rockies. I'm clearly Canadian. This country always gets the best of me. I'm clearly Canadian. Where the stars burn bright over snow so white under northern lights, you can bury me. Of Cape Breton, I won't soon be forgetting, going down north on the old Atlantic shore. But I yearn for the flatland, sweet old Saskatchewan, had me heading west before too long. Then I made some miles and caught the blue jays flying in the sky dome. But now I'm finally back in my Alberta home. That old full moon looked good from everywhere I stood. Hudson Bay, all the way to the Rockies. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.